Dopo la prima partita ai gironi vinta dall'MSP con un gol straordinario di Samuel, si sono giocate altre due partite ai gironi, tra cui una persa e una vinta, e quindi l'MSP è riuscito a qualificarsi ai quarti di finale, che anch'essi sono stati vinti per ben 4-3. Ora ci troviamo direttamente in semifinale di questo fantastico torneo a 7. Andiamo a scoprire com'è finita. E allora tutto pronto, MSP contro Americas, pronti per la semifinale di questo torneo. Ma Samuel dov'è in campo? Beh, scoprirete presto dov'è finito. Ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questo nuovo episodio qui nel torneo di Corticella. Allora Barto, sono mancato un paio di partite, purtroppo ero oggi via. Sono arrivato un po' in ritardo. Sì, sono arrivato anche un po' in ritardo, però ho visto il gol di Goglio. Siccome sono mancato un paio di partite per via dei miei impegni con la Summer Cup, i video con gli Elites che sono andato via, quindi oggi è importantissima, ragazzi. Dai, speriamo. Semifinale. Gli avversari li conosci o non li conosci? No, io non li conosco nessuno perché sono tutti la tua età, sono tutti giovani. Ah, sono tutti giovani? Sì, siamo tutti 10 anni meno di me. Bene, dai. Anche forse. Dai, quindi allora noi con Marco Umbertan in campo siamo avvantaggiati. Sì. Abbiamo quell'esperienza giusta, no, per battere. Siamo vecchietti. Va bene, dai, adesso entriamo in campo, ragazzi. Dai, vado a scaldare, entriamo. È finito il primo tempo, ragazzi, è appena ricominciato il secondo tempo, partita 1-1, primo gol di Luca Gogliormella, secondo gol loro, però c'è stata un'incomprensione perché ero sul primo palo, l'ho spizzata di testa, il portiere non me l'ha chiamata, è uscita a vuoto e sul secondo palo ha colpito il loro giocatore. Gol fotocopia, direi, perché più o meno è andata così anche per noi. Adesso è appena ricominciato il secondo tempo, vediamo un attimo come va. Oh, vecchio, aspetta. Calmo, Ragazzi, non ci voleva, che sfiga. Purtroppo Gabri andando all'indietro ha pestato il drone, guardate un po'. Fate una colletta per il povero Sam. Si è spaccato il nostro poverissimo drone, ragazzi. Quanto è durato? Quanti mesi? Un anno e un mese. Un anno. È arrivato l'ora di fare l'upgrade, quindi comprare un drone ancora più costoso, no? Peccato, ci ha regalato grandi emozioni. Ma non puoi star lì, E vabbè. No!
Traverso preso, Gabri. Merda. Peccato, controlliamo al VAR però. Se scendiamo un pochino di più, era un gran gol. Calmi, calmi. Abbiamo due tempi da 5 ora. Bravo! Tiela, tiela, come dietro! Tiela! Arrivo, voglio! Bene, voglio, non ti prendono mai! Non ti prendono mai! Andiamo! Andiamo! Dice quanto state? Quanto state? Vittoria all'ultimo secondo. Olicio, Licio. Yeah, yeah. Ok, Licio. Bravo, Goglio ancora, vogliamo. Calmo. Guarda, tieni la palla. Proprio lui. Dai, Armella. Dai. E l'MSP passa in finale. E finisce così. Asfaltato. Andiamo! Finale, ragazzi. Oh, ce l'ha il pallone. Vamos, equipo! Com'è che mi devi salvare? È il capitan! È il capitan! Allora Marco, finale anche qua, eh. Mamma mia che fatica. Dopo la finale playoff in campionato, finale anche in questo magnifico torneo. Uomo partita Sky, Goyormella. Le scorse partite noi non c'eravamo perché purtroppo eravamo via, eravamo alla Summer Cup, altri tornei, eravamo un po' in giro per lavoro. Come sono andate? Allora, una partita l'abbiamo vinta a tavolino perché gli avversari non si sono presentati, quindi... Bellissimo. 3-0 a casa. Sì. E la volta scorsa ho vinto 4-3. Sì. E abbiamo avuto molta sfortuna, abbiamo fatto 3 autogol. Minchia, 3 autogol. Però alla fine abbiamo vinto 4-3 con un autogol. Con un autogol. Ho visto un gran gol di Fred. Ho fatto un gran gol di Fred, sì, da metà campo circa. Va bene Marco, allora ci vediamo direttamente in finale. Finalissima e speriamo di portare a casa Montepremi. Dai ragazzi, mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla finalissima, supportateci. Dai ragazzi.